Beh, direi che festeggiare un compleanno ed essere invitati a festeggiare un compleanno è sempre un grande onore. Io con Targato Cuneo ho un rapporto speciale, lo devo dire, tramite chi mi sta intervistando e quindi ho sempre apprezzato questa testata giornalistica. La mia associazione è stata rivalutata anche da Targato Cuneo nei suoi aspetti. Noi qui abbiamo lavorato sotto tanti profili, in particolare non nego che sia un fiore all'occhiello di questo comitato, il centro che abbiamo qua, gestito dal referente che è una Croce Rossina, che è Giuliana Turco, che è lo sportello antiviolenza, che accoglie persone vittime di violenza di genere. Opera 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno con un limitato numero di persone a cui io devo tanto perché sono veramente persone speciali e io devo tanto a questi volontari che si occupano di questo centro perché, come ripeto, è un fiore all'occhiello ed è un'esigenza fortissima che aumenterà ancora purtroppo, perché per tanto che noi facciamo, per tanto che si facciano dimostrazioni, che se ne parli e forse se ne parla a volte in modo sbagliato, noi qui lo facciamo con molta umiltà, con anche molta discrezione. Poi ribadisco, con le altre associazioni abbiamo lavorato tanto, con i giornalisti sono stata sempre in ottimi rapporti e ho ricevuto anche da loro sprone per poter andare avanti. Con Targato Cuneo mi sento di fargli gli auguri, ma proprio con il cuore, perché appunto l'ho detto prima, c'è un affetto personale, ma soprattutto perché apprezzo le notizie in tempo reale che vengono date. Io ho avuto come mentore Raffaele Sasso, quindi faccio ben attenzione quando parlo e cosa dico. Ma pa quando parli con il cuore puoi dire quello che vuoi. Quindi tanti auguri, Targato Cuneo, lo dico con tanto tanto amore. Ma il centro studi vuole parlare di cose interessanti di Mondovì, perché è un centro studi monregalese. Noi abbiamo fatto parecchi numeri sull'architettura, architettura di Mondovì. Il prossimo numero sarà un numero sul Vescovado, sul Palazzo Vescovile di Mondovì, perché è un palazzo molto interessante di tantissime epoche, a cominciare dal 1389 andando avanti. E cioè da subito dopo l'erezione della diocesi di Mondovì. Di tutte queste cose si parla nel prossimo numero, che sarà un numero piuttosto corposo e credo interessante per tutti. Quindi darò subito una copia. Allora, Catleia è un'associazione di 35 splendide donne moregalesi e nonne che si sono ritrovate con l'amore per il canto e questo desiderio di cantare insieme ci ha portato anche a un po' ad evolverci e a desiderare di stare insieme in un senso più a 360 gradi, quindi in un concetto di benessere condiviso. Ok, siamo un gruppo di donne, come diceva Paola, molto vario, molto bello, è tutto da scoprire al pubblico e anche tra di noi, perché qua in mezzo ci sono attrici, ci sono
sono poetesse, ci sono scrittrici, ci sono fisioterapiste, ci sono anche un po' di tutto siamo qua, che vogliamo stare insieme ed scoprire questi saperi che abbiamo tutte le donne e condividerle tra di noi e condividerle col pubblico, perché no? Invitiamo a tutte le donne del Monregalese e non solo, perché non siamo solo del Monregalese come sentite, a venire a cantare con noi. Siamo aperti a ricevere tutte le donne che hanno voglia di stare bene insieme. Grazie, Targato Cuneo. Auguri. Grazie.